Il terzo Parlamento eletto, beh, oggi abbiamo uno speciale richiestissimo dal tutto il popolo del Terzo Parlamento Network, uno speciale, rincontriamo praticamente il dottor Massimo Fini, che saluto ovviamente. Come va? Buonasera, cioè, buongiorno. Beh, intanto sono sopravvissuto al Covid, è già molto. Beh, un po' tutti quanti noi, diciamo che alla fine... ma la metà è più difficile. Ok. Un saluto ovviamente al nostro responsabile del settore Global Digital, il dottor Glauco Benigni, al nostro opinionista, il dottor Armando Merenda, e la nostra opinionista, la professoressa Catiuscia Vammacini. Beh, oggi parleremo soprattutto di un libro, possiamo dirlo, dottor Fini, un libro che non è stato poi tanto, diciamo, che ha avuto... Quella notorietà rispetto a tante opere che lei ha scritto, insomma. Sì, no, le spiego anche perché. Perché nel io ho scritto questo libro nel 75, e tutte le case editrici me l'hanno rifiutato. Perfetto. L'ho riscritto poi nel 2008 mi pare, quindi molti anni dopo. E quindi alcuni temi che nel 75 erano in anticipo grandemente sui tempi, nel 2008 un po' meno, perché sono stati film molto importanti come Blade Runner, come Arancia Meccanica, insomma era meno, aveva meno appeal. Certo, certo. Devo dire che nel 75 ci fu una divisione fra una casa editrice, credo che fosse... la Feltrinelli, nel senso che una metà degli lettori di Feltrinelli era entusiasta del libro, l'altra metà no, ma aveva ragione l'altra metà, perché in quella prima versione io, che prendevo spunto da Orwell, facevo troppa saggistica, mentre invece il libro si presenta come un romanzo, il romanzo deve essere soprattutto un racconto. Ecco. Certo, e stiamo parlando di Il Dio Tot. Ora il dottor Armando Merenda incomincia, legge proprio la sinossi, una piccola parte della, diciamo, della sinossi del suo libro. Prego, Merenda. Allora, buonasera a tutti, buon pomeriggio, anzi. Complimenti al dottor Fini. Grazie. Complimenti a Massimo Fini, il libro è molto interessante. E leggo, mi accingo a leggere, l'ha detto già l'autore del libro, c'è Orwell nel suo libro, c'è un Orwell però fatto romanzo, molto interessante. E quindi, in un mondo in cui esiste solo l'informazione che si avvita su se stessa, parla di se stessa, megafono del nulla, quel poco di realtà che c'è ancora è ignorata dai media e quindi non esiste. Perché, come dice lo slogan di Teleworld, fatto è la notizia e la notizia è il fatto. Il distacco tra virtuale e reale è ormai completo. Insospettito da alcuni segnali, il protagonista, Matteo, in 3 giorni di ricerca angosciosa, durante i quali assiste a episodi di inaudita e gratuita violenza, di cui nessuno dà conto, scoprirà questa verità di cui gli altri, vaghi e storditi dall'incessante rumore di fondo dei media, non sembrano preoccuparsi o avere coscienza. Matteo è un uomo in grigio, ingenuo e mite, né eroe né rivoluzionario. La sua ribellione sarà la morte, mentre il mondo dell'informazione, a causa di un blackout, imploderà su se stesso e scomparirà insieme ai suoi aiutanti. Il finale del libro, che a suo modo è anche un giallo, è a sorpresa. Complimenti, dottor Fini, complimenti a te. Grazie. Ecco, non un attimo, io vorrei proprio incominciare da questa sinossi, la prima domanda, vorrei farla fare proprio a Glauco Benigni, a Fini. Benigni, insomma, anni 70, Fini aveva già intuito quello che doveva e che in realtà è accaduto. Una domanda per Fini, prego. L'audio per favore, Benigni, l'audio per favore. Di domande ce ne sarebbero tante, ci mancherebbe altro. 1975, alcune cose erano successe, si potevano anche
intuire, altre no, sono veramente frutto di una forecasting, di una previsione, di una visione geniale. E niente, io però voglio capire se questa cosa è adattabile, secondo Massimo Fini, alla gestione delle informazioni sul terrorismo. In realtà il modo migliore, io ho scritto in realtà un pezzo, questo era un pezzo, in cui dicevo che il modo migliore per sconfiggere le Brigate Rosse era non dare conto dei loro comunicati, ignorarle, perché invece facendo quello che intervistai i grandi giornalisti di allora, Montanelli, Bocca, eccetera, ma tutti erano contrari. Invece io ritengo che poi quello che verrà fatto dall'informazione ufficiale dopo, nel senso che per oggi non si manda più la gente a Ventotene, i dissidenti, li si silenzia, non li si nomina, non li si fa scomparire, no? E appunto questo era il discorso di fondo, è che l'informazione, che tra l'altro è un meccanismo che non è, a differenza del Grande Fratello di Orwell, che non è diretto da qualcuno, è un meccanismo che si autoalimenta e che finisce per eliminare l'essere umano dalla realtà. Infatti io mi ricordo che nel 75 uno dei dibattiti bollenti era se riproporre nella grande stampa i comunicati delle BR o invece silenziarli e così via. Lei si sarà trovato ovviamente a gestire questo dubbio, però mi permetta una coda a quello che ci siamo, che a lei ci ha detto. Io dicevo se questa cosa era applicabile anche al terrorismo contemporaneo, no? Per esempio ci sono stati dei casi in cui il fatto è stata la notizia, anziché la notizia è stata il fatto, ma sul fatto ci sono stati dei dubbi. Poi dal 75 diciamo al 2016-2017 le cose si sono evolute, c'è qualcuno... Lei dice che non c'è nessuno che controlla, che l'informazione in qualche modo da sola si autogestisce in questo vortice, ma nel caso di alcune, diciamo, eclatanti... Ho capito, questa è la tesi del libro. Nel libro l'informazione in qualche modo finisce per autocannibalizzarsi e non è diretta da nessuno. Però alla sua domanda, se quel silenziare le operazioni terroristiche oggi, io credo che non sia assolutamente possibile, perché il terrorismo di oggi, il terrorismo islamico, a differenza di quello delle BR, è un fenomeno enorme, è un fenomeno molto importante. In fondo il terrorismo islamico è un'ideologia ovviamente totalitaria, ma che si oppone a un altro totalitarismo, che è quello dell'Occidente. E quindi qui entriamo in un dibattito molto profondo, e certamente non si può eliminare, non si possono eliminare i fatti di terrorismo che succedono nel mondo. Tra l'altro ci si è illusi di sconfiggere il terrorismo ISIS distruggendo lo Stato islamico, ma ISIS è un'epidemia ideologica più che essere qualcosa che si invera nei fatti. Si invera anche nei fatti, ma è un'epidemia ideologica che potrebbe anche prendere, come è stato in alcuni casi, personaggi, gente, persone europei che non hanno neanche alle spalle un... ascendenze islamiche e convincerli a entrare in questa lotta. È una lotta fra due mondi, insomma, un po' come molti anni fa c'era la lotta fra il mondo libero, il cosiddetto mondo libero, e il mondo comunista. Dottoressa Vammacigna. Sì, le mie riflessioni erano un po' di natura, insomma, inevitabilmente filosofica e un po' di attualizzazione, perché
questo protagonista che richiama un po' l'Orwell, il protagonista di Orwell, ma richiama inevitabilmente alla mia mente anche un po', no? Il protagonista, lo schiavo che si libera del mito della caverna, e anche il dio Tot, questo titolo mi fa pensare, no? Padroneggiare la conoscenza, che purtroppo in questo periodo, e qui l'attualizzazione, non abbiamo la fortuna di fare, perché questa distinzione tra notizie e fatto, questo non saper distinguere, no? La verità ci porta poi ad attualizzare questa riflessione. E mi chiedevo, le volevo fare una domanda in riferimento al libro: in che misura il protagonista si ribella con la morte, che mi sembra quasi una sconfitta, no? Come trovare la verità, non riuscire a comunicarla, non riuscire a condividerla, e la morte diventa la risposta. E l'attualizzazione anche con questo periodo in cui veramente ci sfugge la verità, è difficile, no? Saper distinguere tra fatto e notizia. Sì, beh, Matteo, il protagonista del libro, non è un rivoluzionario, è un ribelle che però non ha nessuno strumento per ribellarsi, se non quello di appartarsi da questa società, come fanno anche pochi altri in quel romanzo, i cosiddetti non informati, che però non sono riuniti in qualche gruppo, sono degli isolati che non vogliono accettare il dominio dell'informazione, e quindi lui trova l'unica fuga, ma questo fa parte forse del mio pessimismo cosmico, nel suicidio e nella morte. È un ribelle sconfitto fino in fondo, ecco. Matteo, Armando Merenda. Allora, è molto stimolante. Poi devo dire, le risposte che ci dà Massimo Figli sono essenziali, ma molto di apertura. Io citerei quello che diceva Shakespeare a proposito della gelosia. Diceva: è un mostro dagli occhi verdi che prima... Scusi? A proposito della gelosia. Sì. Parlando nel Macbeth, no? Sì. E diceva che, non Macbeth, chiedo scusa, in Otello, che è un mostro dagli occhi verdi che si diverte a giocare col cibo di cui poi si nutre. Io penso che se a gelosia sostituiamo informazione, specialmente oggi, abbiamo veramente una definizione. E la metafora è perfetta. È perfetta. L'informazione distrugge la stessa, esatto, propria carne. Poi le dirò, io sono quell'uomo in grigio, da quando sono andato in pensione, non sono più attivo, non potendo far più nulla, sono quel Matteo, quell'uomo in grigio, non ho più la forza per essere rivoluzionario, e quindi subisco questo modo di informare la gente, all'ISIS, ma vediamolo a 360 gradi, esattamente, in politica, in economia, in tutti come posso dire, in tutti i rigagnoli, no, di cui è costituito, no, tutta la costellazione di pianeti di cui è costituito l'universo che ci riguarda. A proposito di questo, devo dire che quel morire di Matteo, io devo dire, confesso anche agli altri, di averlo provato. Ci sono due modi per affrontare questo tipo di informazione bislacca, virtuale. Il primo modo è attivo, il secondo è passivo. Soprattutto in un uomo grigio, che non può fare più rivoluzionario, e quindi lui che c'ha molta autocritica, come me, sono molto autocritico e autopunitivo per un'educazione che ho avuta da ragazzo, allora dico, sarò forse... Non capisco più il mondo che mi circonda, perché io sono vecchio, e allora se sono vecchio non sono più attuale, non posso più comprendere, e allora qual è l'unico mezzo? Augurarmi la morte, uscire fuori, scendere da questo mondo, e quindi smetterla, perché non è più il mio mondo. Mi sbaglio forse, dottor Fili? Fino a un certo punto la capisco, il dubbio, no? Che siamo diventati vecchi e quindi
non siamo più in grado di capire il mondo che ci circonda, ovviamente, però tenga presente che nel 75 io avevo poco più di 30 anni. Voglio dire che il dubbio è lecito, ma in realtà è anche vero il contrario, che questo mondo che vediamo che non ci riguarda più, non è detto che siamo sbagliati noi, e forse si può ipotizzare che sia sbagliato questo modello di sviluppo in generale, di cui l'informazione è una parte importante, direi che è diventata la parte più importante, tant'è vero che le guerre non si fanno neanche più, come è ipotizzato anche lì nel Dio Tot, non si fanno più con le vecchie armi, si fanno con l'informazione. È tutta il combattimento fra Stati Uniti e Cina è sull'informazione, soprattutto da parte degli Stati Uniti, devo dire, più che della Cina, che è un po' più intelligente, che conquista il mondo invece che con le guerre, con l'economia. Certo. Dottor Fini, io le voglio fare una domanda in particolare, e la domanda è proprio in riferimento, insomma, lei ha già negli anni 70 ha previsto praticamente il mondo che oggi stiamo vivendo, ma se dovessimo vedere il mondo nei prossimi 10 anni, 15 anni, cosa ci dobbiamo aspettare secondo il suo punto di vista? Io sono convinto che un modello come questo, modello occidentale che ormai è entrato, ha sfondato anche culture lontanissime come quella cinese, in cui Lao Tse, che è la base del pensiero cinese, è per la inattività, la non attività, quindi si figuri, ha sfondato, è effettivamente un modello evidentemente forte e attraente. Sono convinto però che un modello che si basa sulle crescite esponenziali, che esistono in matematica ma non in natura, prima o poi collassa su se stesso. Ora non so dirle, e questo è importante perché i tempi contano nella vita degli uomini e come, quando, però mentre qualche anno fa pensavo che questo collasso sarebbe stato lontano, adesso penso che invece si stia avvicinando, perché noi andiamo a una velocità talmente esasperata e aumentiamo in continuazione che a un certo punto incontreremo il muro. È una domanda che feci a Rubbia anni fa per un'inchiesta che feci per il giornale Pagina, un gran bel giornale che facevamo negli anni 80, che si chiama Scienza Amara, e gli dissi questo: Rubbia, lei è un fisico, e le faccio una domanda e pretendo che la risposta sia una risposta da fisico. Non è che andando a questa velocità continua e sempre crescente noi stiamo accorciando il nostro futuro? Rubbia, che fin lì mi aveva trattato malissimo, devo dire, come un apocalittico, e lì ebbe un attimo di cosa e disse: sì, è vero, è così. E quindi questo non detto da detto da uno scienziato positivista, illuminista, non detto da un nostalgico. Glauco Benigni. Presenti. Allora, guardi, Fini, io volevo... Nel 75 non esisteva il fenomeno, si parlava eventualmente di stampa alternativa qui e là, ma non più di quello. Oggi noi però abbiamo un fenomeno che, insomma, gli americani dicono user generated content, cioè i contenuti generati dagli utenti, ovvero quella parte della rete internet che è non conformista, non è ossequiosa della narrazione dominante. Questa parte di rete internet, per esempio in Italia, è rappresentata da tanta gente, adesso non so se è il caso di fare l'elenco dei nomi, ma comunque credo che lei sappia di chi sto parlando. Lo stesso Maurizio Blondet, voglio dire, si esprime dentro la rete internet, o Claudio Messora, o Diego Fusaro e così via. Credo che siano nomi che lei ha sentito, no? Insomma, intorno a loro poi c'è un arcipelago di sigle e di individui
E nel mondo, ovviamente, se riproduciamo questo fenomeno, troviamo in Inghilterra, in Germania, negli Stati Uniti d'America, in Giappone, in Francia e così via, ovviamente nelle democrazie che possono permettersi il lusso del non conformismo. Lei pensa che questo fenomeno possa interagire con la narrazione dominante in maniera efficace oppure che è acqua fresca? Blondet ha firmato il mio manifesto dell'antimodernità, che lo conosco benissimo. No, certamente diciamo il fenomeno digitale ha una doppia faccia, una pessima, nel senso che esaspera quelle che vengono chiamate le balle più incredibili, ma dall'altra permette anche a individui, a piccoli gruppi, come può essere lo stesso Terzo Parlamento, ma come tante altre situazioni, penso all'intellettuale dissidente, penso a tanti, permette una informazione diversa che se noi ci limitassimo alla vecchia carta stampata praticamente non esiste più. E quindi è anche un che poi possa vincerla, ho qualche dubbio, perché il potere che si ha di fronte, che ripeto, non è, non c'è una mente, io non li faccio così intelligenti, è il meccanismo, come ho detto prima, che si auto rafforza e auto perpetua e indebolisce progressivamente l'intelligenza dell'essere umano, insomma. Questo del resto era presente in molti, voglio dire, il fatto che il sistema è il transumanesimo, cioè l'uomo che non è più uomo ma diventa la macchina, cioè non siamo più ai primi del Novecento quando si pensava che l'uomo potesse integrarsi con la macchina. Stiamo andando in una direzione in cui l'uomo non è più l'uomo che conosciamo, ma è un uomo diventato macchina, dove la macchina prevale assolutamente sull'uomo. È uno dei grandi dubbi della modernità. È anche una di quelle, come si dice, trappole della ragione, come le chiamavano i filosofi quando esistevano ancora, e cioè da una parte la razionalità spinge verso certe cose che ci sembrano importanti e grandi, ma dall'altra parte nello stesso tempo crea fenomeni di distruzione e autodistruzione. Professoressa Vamacchigna, il Dio tot. Sì, infatti la mia domanda era un po' implicita nella precedente riflessione, quindi ne faccio due domande. Perché questo titolo, il Dio tot? E poi un po' ricollegandomi a quest'ultima riflessione, il protagonista si ribella con la morte, quindi in qualche modo, lei mi ha confermato, è uno sconfitto, no? E sembra un po' rientrare in quell'ultimo uomo, comunque in quel nichilismo negativo, passivo, no? Che porta poi ad un'accettazione. E visto che l'informazione domina, visto che l'informazione ci influenza, oramai è dominante, no? Con tutte le sue contraddizioni, mi viene da pensare se la vera trasmutazione dei valori sia un po' una riflessione su strumenti diversi per ribellarsi, perché la ribellione non è più quella che ipotizzava Marx o Marcuse o d'altri, e non è purtroppo quella che si fa nelle piazze, perché spesso è fine a se stessa o manipolata, sì. E ho quanto capito. Invece l'informazione si possa fare, la ribellione si possa fare anche attraverso un click, attraverso un dislike, non so sì. Se sono stata chiara. Sì, rispondo innanzitutto alla sua prima domanda, che era più facile, perché il dio Tot. Tot è il dio egizio della scrittura, e nel romanzo si ipotizza che
appunto l'informazione che ha ormai dominato tutto a un certo punto si autodistrugge, scompare questo mondo, si ritorna a un mondo diciamo pre-pre, e in questo mondo pre c'è un individuo più inquieto degli altri che un giorno si spinge verso quella città che era stato il centro di questa, con i computer, con tutto quanto, di questa informazione, e cerca di capire cosa sono questi strani segni sui video, eccetera, eccetera. E poi capisce che è la scrittura. E infatti Febbricitante scrive su una pergamena il suo nome, Todd. Cosa vuol dire? Cosa ho voluto dire con questo? Che in realtà forse questo mondo si autodistruggerà, ma poi si ricomincerà da capo, magari facendo gli stessi errori, o forse no, non lo sappiamo. Ecco, ma diciamo il libro si chiude in fondo con messaggio di speranza. E l'altra domanda che alla metà, ormai sono in arteriosclerosi, lei mi diceva, mi scusi, mi ripeto un secondo sinteticamente. Sì, sì, è il nuovo modo di, per ribellarsi, se sì, certo, quello certo. Un po' nelle nostre mani. No? Il modo di ribellarsi di oggi è in realtà, appunto, non è Marx, è piuttosto Nietzsche, e cioè un trovare in se stessi i propri valori, è spirituale, diciamo, la ribellione oggi, secondo me, singolarmente parlando. Qualche accenno di questo, io sono non credente, c'è nelle parole del Papa. Il Papa ha detto recentemente che esistono solo due iddii oggi. Uno è il Dio del sacco, che è caduto verticale, ed altro è il Dio denaro, sono parole sue, io ho scritto un libro, Il denaro cerco del demonio, ma Papa Francesco ha più autorità di me e dire che parlare del Dio denaro ha un suo significato. Ecco, forse liberandosi in qualche modo del Dio denaro e ritornando a un concetto di sacro che non è necessariamente delle religioni ufficiali, è semplicemente la spiritualità, che è un'esigenza forte dell'uomo. L'uomo non è fatto solo di economia o di questo genere, l'uomo è fatto anche di interiorità, ed è questo che tutto il modello attuale tende a schiacciare. È per questo che poi è difficile ai tipi fragili come Matteo reagire, altri meno fragili invece passa per una ricerca interiore, insomma, al di là del bene e del male, per dire con Nietzsche. Siamo a pochi minuti dalla fine, circa 5 minuti dalla fine. Ecco, le voglio fare l'ultima domanda, dottor Fini, ma lei non pensa che Sigmund Freud ha causato molti danni a questa, diciamo, a questa società? Insomma, lui aveva sempre preso in considerazione quello che era la parte della, diciamo, conscia, la parte inconscia, però non considerando l'aspetto animico, l'anima praticamente. Qual è il suo pensiero in riferimento a questa visione di Freud? A parte che dopo che c'è stato Dostoevskij, Freud avrebbe potuto anche rinunciare a scrivere, perché è il più grande psicologo dell'esistenza. Uno dei più grandi è stato Dostoevskij insieme a Nietzsche. Certamente lui non considera in questa dialettica conscio-inconscio sparisce quella che è appunto un'altra componente, che è, come dicevo prima, la componente spirituale dell'uomo. Quindi è d'accordo. Ultima domanda breve da parte di Armando Merenda e arriviamo proprio alla conclusione. Armando Merenda, prego. Allora, dottor Fini, volevo dire, Aristotele e Platone, quando venne fuori la scrittura, gridarono in maniera ossessiva che era un danno per l'umanità. Eppure si sono sbagliati, perché la scrittura poi è servita.
E perché si sono sbagliati? Solo per un motivo. Perché intanto bisognava imparare a leggere e a scrivere. E secondo, bisognava poi trovare qualcuno che pubblicasse ciò che veniva scritto. E questo ha messo dei limiti alla diffusione di informazioni false, tendenziose o d'altro, tranne che al bar. Oggi come oggi, forse le parole di Aristotele e Platone applicate all'informatica sono più che valide, anche perché abbiamo portato il bar in internet e tutto può essere detto e il contrario di tutto. Mi sbaglio forse? Ma Aristotele e Platone avevano torto sul breve, ma avevano visto lungo sul lungo, perché quelli erano due geni. Purtroppo mi pare che oggi ci manchino menti di questo tipo, tant'è che voi siete qui a intervistare me, che in fondo sono un modesto giornalista, saggista, ma non vedo menti di quel livello e neanche poco sotto quel livello. Non c'è filosofia, la filosofia dopo Heidegger è scomparsa dalla... non c'è più un pensiero che pensi se stesso, e questo è uno dei limiti del mondo attuale. Se noi prendiamo i filosofi di oggi, i filosofi italiani, non abbiamo nulla. Forse Galimberti, che ha affrontato il problema della tecnica sulla scia di Heidegger, ma abbiamo veramente poco, insomma. Non è colpa di nessuno se siamo meno profondi di quei generi. Del resto lo vediamo anche in altre espressioni, insomma. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello non sono più comparsi sulla scena del mondo, sono comparsi artisti interessanti, per carità, eccetera eccetera, ma di quello di Bosch, poniamo, che anticipa la psicanalisi di cui si parlava prima, di 4 secoli, di 5, ma oggi siamo diciamo in una dimensione molto molto inferiore a prima, insomma, non c'è dubbio. Sa, Eraclito ha detto nel VI secolo una cosa che va presa con le molle, ma che deve far riflettere. Lui sosteneva che l'umanità era destinata a degenerare continuamente nel tempo. Ora, se riguardiamo le cose a 2600 anni di distanza, temo che Eraclito avesse ragione. Cioè, l'umanità non è progredita, ma in realtà è regredita. Purtroppo abbiamo considerato progresso e l'illuminismo, con tutte le buone volontà del caso, ci ha messo la sua parte. I secoli bui sono questi, non sono quelli demonizzati del Medioevo. Bene, complimenti come sempre. Siamo veramente in conclusione. Benini, se proprio un qualche secondo, prego. Audio, Benini, audio. Ha detto di non essere un credente mentre menzionava Bergoglio, quella cosa sì. Là. Però più volte lei ha fatto riferimento alla spiritualità. Sì. Quindi che cos'è la spiritualità per un non credente? Qui veramente pochi secondi, dottor Fili, prego. Sì, suo prossimo libro. No, è che l'uomo ha aspirazioni che non si riducono al concreto, all'economia, anche alle teorie, eccetera, delle esigenze forti che sono rivolte in fondo a sapere qualcosa, a sapere qualcosa del senso della vita, insomma. Ecco, questo uno può essere non credente, eccetera, e avere questo fortissimo impulso a sapere qual è il senso della vita. Chi ha la fede l'ha già risolto per conto suo, è un modo, non lo discuto, ognuno ha qualcosa. Io sono nell'altra posizione, diciamo, volendo molto esagerare, ma sono nella posizione di Ingmar Bergman o di Prezzolini, che hanno cercato Dio tutta la vita ma non l'ha trovato, ecco. Perfetto, ringrazio per questa puntata illuminante, straordinaria, proprio con
il dottor Massimo Fini per questo speciale dedicato al suo libro Il Dio Tocca, che consigliamo assolutamente a tutti quanti, e un saluto ovviamente alla professoressa Katia Vamacinia, esperta ovviamente di docente di filosofia, al nostro responsabile per quanto riguarda l'area Global Digital del Terzo Parlamento, il dottor Glauco Bellini, e al nostro opinionista, dottor Armando Verena. Un saluto dal vostro direttore Umberto Rei, e cosa dire? Alla prossima sigla. In bocca al lupo. Grazie. Arrivederci.